Cimini, quanta sofferenza. Durissimo. Durissimo, e ti fa riflettere tante cose. Ti fa riflettere che il calcio non è mai scontato, ti fa capire che mai così difficile è stato per noi il calcio. Poi è subentrata la paura di non riuscirci. Questi cambi di allenatori, squadra da rifare, squadra non buona, squadra buona. Meno male che è finito in modo positivo, ed è una cosa che è importante, che è finito. Il Teramo rimane ancora in Lega Pro, in una competizione di prestigio, dove il Teramo è ben lieta di rappresentare. Ci godiamo questa con tantissima sofferenza, questa sofferenza fino alla fine di questo spettro della retrocessione. Il presidente è andato via? Troppa tensione. Il presidente, ora deve aver detto prima ai vostri colleghi che lui ha bisogno di riposarsi. Presidente, io che gli sto vicino abbastanza, penso forse sto più vicino io a lui che tutti gli altri messi insieme. So quanto ha sofferto, so quanto soffre. Posso dire che chissà quante volte si è domandato dentro di lui se si poteva fare meglio o poteva fare pure peggio. Ma questi cori della curva fanno fastidio anche per programmare, per prolungare appunto questa esperienza della famiglia Campitelli-Cimini? Ma questo è un tasto purtroppo dolente, dove sicuramente non fa piacere essere. Per uno che fa veramente tanti sacrifici da solo, puntualizziamo, per me penso che non sia giusto, perché nella vita l'odio è una brutta cosa. Mio cugino sa di aver sbagliato, mio cugino sa che qualcosa non ha funzionato, però oggi dobbiamo pensare al futuro del Teramo. Io penso che se poi qualcuno pensa di fare il calcio meglio della nostra famiglia, noi siamo anche disposti a sentire anche delle, non dico offerte, perché parlare del futuro. Qui si parla del futuro del Teramo, non si parla di altre cose. Il futuro del Teramo in questo momento è in mano nostra. Poi se qualcun altro pensa che il futuro del Teramo possa essere migliore con altre, non dico con altre persone, con persone che amano il calcio. Vi posso garantire che il presidente è una persona che ama il calcio, ama il Teramo. Questa è la sua vittoria. Scusatemi, ma la dedico solo, esclusivamente a lui.